Un chilo di cocaina suddiviso in 20 involucri di circa 50 grammi ciascuno. Un ingente quantitativo di sostanza da taglio, due bilancini di precisione, il materiale per il confezionamento delle bustine per lo spaccio e un'arma ad aria compressa priva del tappo rosso. E questo è il bilancio della perquisizione effettuata nell'abitazione di un uomo di 56 anni, un noto imprenditore aquilano, arrestato la scorsa notte per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'attività investigativa svolta dal personale della squadra mobile si è conclusa nella notte dopo diversi giorni di appostamento che hanno consentito di individuare l'appartamento dove veniva tenuta la sostanza stupefacente, che è il risultato poi di proprietà del commerciante. L'uomo è stato arrestato su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica David Mancini ed è stato portato nella casa circondariale Le Costarelle a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'operazione segue ad un'altra avvenuta lo scorso mese di maggio, durante la quale anche in quell'occasione fu rinvenuto e sequestrato un altro chilo di cocaina a stranieri presenti da tempo però sul territorio aquilano. L'attività antidroga di questa notte ha segnato un duro colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo d'Abruzzo, dato anche l'ingente quantitativo sequestrato che una volta immesso sul mercato aquilano avrebbe potuto fruttare diverse decine di migliaia di euro.